Ci sono sei alimenti che sono nemici della tua pancia. In questo video ti voglio spiegare come andare a evitare questi sei alimenti che stanno mettendo a dura prova i tuoi addominali, che stanno mettendo a dura prova la tua pancia, perché tu mangi e ti senti subito un pallone. Quando mangi determinati alimenti ti senti subito un pallone. Quante volte ti è capitato? Sicuramente tantissime volte. Io sono Silvia Santinato e sono considerata in Italia il punto di riferimento per la nutrizione e il benessere della donna. E da oltre 22 anni, con tutto il mio team, aiutiamo le donne a raggiungere il corpo dei loro sogni. E oggi ti voglio spiegare, ti voglio far comprendere quali sono questi sei alimenti nemici della tua pancia che stanno proprio minando la tua salute, ma la tua forma estetica e il tuo benessere. Perché sappiamo bene che piegarci e avere d'intoppo qua un gonfiore è molto fastidioso, soprattutto al femminile, non solo per un fattore estetico, che chiaramente anche questo ha la sua valenza, ma anche da un punto di vista funzionale. Quando abbiamo la pancia gonfia stiamo male, perché? Perché la pancia non ci stanno più i vestiti, non ci stanno come vogliamo, ci proviamo qualcosa, apriamo l'armadio e capiamo che nulla ci sta bene proprio perché c'è sempre questa pancia che si evidenzia. Ma noi possiamo fare tantissimo e una delle cose che si fa molto spesso è quella di ricorrere chiaramente a uso di integratori o all'uso di qualcosa pur di aiutarci velocemente. Se tu usi qualcosina che ti aiuta velocemente in questo momento, magari lo puoi anche utilizzare, ma devi molto andare a guardare, a visualizzare quello che è la tua quotidianità. Cosa stai facendo tu per questa pancia? Cosa stai facendo tu perché questa pancia cresce oppure perché diminuisce? Io mi sono scritta quali sono questi sei alimenti, così uno a uno te li elenco e andiamo a parlarci insieme di cosa si tratta. Pertanto, il primo alimento che minaccia la nostra salute e la nostra estetica della nostra pancia sono tutti i cibi zuccherati, confezionati, dolci, torte, biscotti. È inutile che ce lo neghiamo, lo sappiamo benissimo, ma puntualmente ci ricadiamo su questi alimenti perché sono comodi oppure perché li cerchiamo senza glutine. In realtà contengono comunque tanti zuccheri che quando tu li mangi, perché minano la tua salute, la tua estetica della pancia? Perché comunque, anche se sono senza glutine, anche se vengono chiamati senza zucchero, ci sono sempre degli additivi, delle sostanze all'interno e non stacchi la necessità di cercare costantemente lo zucchero all'interno del corpo. È sempre un circolo vizioso che parti da qua, mangi, mangi sempre zucchero e il tuo corpo ti richiama ulteriormente un'altra fonte di zucchero. Quante volte ti capita di mangiare al mattino la tua fetta biscottata con la marmellata? Pertanto, se tu mangi fetta biscottata con la marmellata, per il tuo corpo all'interno è come se tu avessi mangiato una bustina di zucchero più un'altra bustina di zucchero. E quindi, visualizzata da questo punto di vista, sicuramente ha un impatto diverso, sicuramente ti fa visualizzare le cose in un altro modo. Perché se non te ne rendi conto di quanto zucchero stai mangiando, tu calcola ogni alimento che stai introducendo, come la fetta biscottata, come la marmellata, come due bustine di zucchero. E lì chiaramente le cose cambiano, inizi a visualizzare la tua pietanza in modo diverso e ad abbinare diversamente il cibo. Ne ho fatto tantissimi altri video nel quale ti spiego quali sono le colazioni da poter utilizzare per poter introdurre più proteine, per poter introdurre un pochino più di grassi. Pertanto ti consiglio di andare nel mio sito o nella mia pagina Facebook, nella mia pagina Instagram oppure su YouTube. Iscriviti perché ne trovi tantissimi video nel quale ti spiego come creare e costruire delle colazioni, delle pietanze che contengano già i macronutrienti in modo bilanciato. Oggi ti voglio solo spiegare in questo video quali sono gli alimenti che stanno minando proprio la nostra salute, ma se lo vuoi approfondire questo video, vai a guardarti quelli precedenti, visualizzateli bene perché
ho spiegato e dato molte ricette al riguardo. Quindi, tornando al nostro discorso, il primo alimento da fare molta attenzione sono tutti questi alimenti confezionati, compresi quelli che non contengono glutine, perché solitamente quello che non contiene glutine è molto ricco di mais o di riso, due cereali che hanno proprio un picco glicemico enorme, quindi ti verrà molta più fame nel giro di breve tempo. Molta attenzione a tutto quello che è confezionato. È un qualcosa, no? Un disco roto che si continua a ripetere, ma purtroppo tu continui a mangiarli perché sei sempre nella stessa situazione. Poi, alimento numero 2, tutti i cibi del fast food. E quando intendo cibo del fast food sappiamo benissimo a cosa ci riferiamo, ma attenzione anche non solo ai panini confezionati, ma anche al sushi, al poke. Perché questo? Perché sebbene i sushi non sono contraria a questo tipo di alimento, sono contraria a come è stato manipolato questo alimento, perché contiene delle sostanze che nulla c'entra con la tradizione asiatica. Ad esempio, contiene maionese, che non c'entra nulla con la tradizione asiatica, contiene la Philadelphia, che non c'entra nulla con la tradizione asiatica. Pertanto un sushi molto italianizzato per compiacere il gusto all'italiana, o per compiacere il gusto di mantenere, no, il sapore industrializzato degli alimenti, sicuramente non sta giovando al tuo organismo, non sta giovando alla tua pancia, perché saranno sempre degli accumuli di tossine, possiamo dirle, perché alla fine, quando il tuo corpo deve smaltire un determinato quantitativo di cibo che non è idoneo proprio per il proprio corpo, si accumulano delle tossine e quindi devi smaltire ulteriormente. Il tratto digerente è quello: quando tu lo metti a dura prova, lui comincia a rallentare la sua digestione e tu cominci a sentirti un pallone. Perché ti dico il poke? Sebbene il poke sia molto favorevole, perché contiene carboidrati, proteine, grassi, fibra, e quindi di per sé è una pietanza molto bilanciata. Il fatto è come tu l'abbini questa pietanza, perché se me li metti sopra poi tutte le salse che ci sono a disposizione, li metti la cipolla caramellata sopra, è tutto quanto una pietanza che in origine poteva essere buona, salutare, completa. Ecco che diventa comunque un qualcosa tipo fast food ugualmente, perché hai rovinato il tutto con tutte le salse, yogurt, salse varie che le avrai messo sopra, hai rovinato una pietanza che poteva in origine essere veramente buona per il tuo corpo, saziarti e ricavarti tutte le tue sostanze nutritive, come ad esempio carboidrati, proteine, grassi e fibra. Pertanto stai già capendo come siamo noi stessi a rovinare la nostra forma fisica, siamo noi stessi che andiamo a ledere quello che è il nostro organismo. E quello che dobbiamo fare è essere consapevoli su questo fatto, consapevoli proprio per poter rimediare, cambiare rotta e passare oltre, andare avanti. Terzo alimento sono tutte le bevande gassate e zuccherate. Questo lo sai benissimo, però continui ancora a utilizzarle, sebbene magari non usi, non so, la Coca-Cola, la Fanta, queste bevande qua, però magari usi cosa? Usi tutti gli aperitivi, alcolici o analcolici. Sono, vabbè, questo che contiene alcol, ok, ha un'aggiunta in più di cose che non vanno bene, però entrambi contengono comunque zuccheri, coloranti, conservanti, e tutto questo sarà un ulteriore affaticamento per il tuo tratto digerente. Tu prova a visualizzare il tuo tratto digerente e il tuo intestino come una parete di velluto, perché tutti i veli intestinali creano come una parete di velluto. Quando tu hai un tappeto in velluto e continui ad appiccicarli le cose sopra, cosa fa? Ti diventa una patina, ti diventa un qualcosa di viscido, qualcosa di sporco, che fai fatica a farlo andare via.
quella stessa patina ora riportala all'interno del tuo tratto digerente. È quello che avviene quando tu mangi determinati cibi zuccherati, con coloranti, alimenti che non vanno bene. Tutto questo carica nel tuo tratto digerente e quindi deve essere tutto smaltito, ma ora che questo viene smaltito, chiaramente rallenta la tua digestione, pertanto soggiorna molto di più nel tuo tratto digerente e tu ti trovi magari a mangiare a mezzogiorno e alla sera hai ancora da digerire quello che hai mangiato a mezzogiorno, quello che hai mangiato o bevuto nell'aperitivo prima del pranzo o prima della cena, e poi sei con un pancione enorme perché tutto questo soggiorna e crea fermentazione. Anche qui stai comprendendo quanto importante sia modificare le proprie abitudini. Il quarto alimento da fare molta attenzione, e qui torniamo al discorso degli alcolici, perché di per sé non provocano sulla tua pancia la buccia d'arancia, non è l'alcol che provoca direttamente la buccia d'arancia, ma va a rovinare proprio i vasi sanguigni e pertanto va anche a contenere molti più zuccheri, perché contiene più zuccheri e di conseguenza sono delle calorie vuote, cioè l'alcol ti dà delle calorie vuote che si annida nel tuo corpo. Perché ti dico calorie vuote? Tu se vai a guardarlo su Google o su qualsiasi parte sai bene che un grammo di carboidrati ti dà 4 calorie, un grammo di alcol te ne dà 7 calorie, pertanto nei tuoi bei aperitivi è come aver mangiato un bel piatto di pasta asciutta, soltanto che non ti sei resa conto perché lo hai bevuto e non lo hai masticato. Ecco che quando dico fai attenzione a questo, questo ti rallenta, questo ti crea gonfiore, questo ti fa, non è un capriccio, non è una moda, è un dato di fatto, è una realtà. Questo è quello che sta provocando all'interno del tuo corpo, per non parlare poi di altri tipi di danni che crea. Guardiamolo ora e cerchiamo di visualizzarlo da un punto di vista dell'estetica, da un punto di vista di quello da approcciare velocemente, oltre e al danno chiaramente nella tua digestione. Pertanto abbiamo due fattori molto importanti oggi da vedere: qual è il fattore estetico della pancia e il danno proprio della tua digestione. Dopo ci sono altri danni, però ci concentriamo su questi due. Allora, siamo arrivati al quinto. Il quinto alimento è quello degli insaccati, i salumi, da fare molta attenzione. Perché? Perché contengono comunque molto sodio, oltre al contenere tanti conservanti, tanti additivi. E tutto questo va a rallentare la tua digestione, perché se in questo tratto digerente, che come ti ho detto prima, c'è questa patina che è un po' sporca, c'è questa patina dei bili intestinali che non sta drenando correttamente, ecco che aggiungi una sostanza molto ricca di sodio e che il corpo fa un po' più fatica a digerire, che fa più fatica perché magari dipende molto dalla qualità chiaramente di questi affettati che tu avrai utilizzato, di questi insaccati. Possono contenere molti, molti additivi, molte sostanze comunque che sono non buone per il nostro corpo, oppure anche una affumicatura stessa al corpo. Qual è il danno che provoca? Il fatto che fa molta fatica a digerirla, perché è un lavoro in più che deve fare il nostro organismo. Adesso abbiamo necessità di leggerezza, abbiamo necessità di digerire molto velocemente perché le temperature sono più calde, perché siamo più stanche con queste temperature qui, dunque affaticare la nostra digestione non è che sia proprio quello che il nostro corpo ha bisogno in questo momento. Pertanto facciamo molta attenzione a quello che andiamo a introdurre, a tutto ciò che portiamo all'interno del nostro organismo.
E il sesto alimento sono gli alimenti eccessivamente ricchi di sale. Sebbene a noi ci serve il sodio soprattutto per contrastare un po' tutta questa sudorazione, questi sali minerali che si perdono proprio col sudore stesso, è fisiologico, ma attenzione a non caricare troppo sodio perché andrà a farci trattenere molti più liquidi, e quando parlo di trattenere molti più liquidi non solo proprio sulle cosce, non solo sulle braccia, ma può trattenere più acqua anche nel lume intestinale. Pertanto trattenere più acqua nel lume intestinale perché sta andando tutto a rilento, cosa vuol dire? Vuol dire avere un pancione così. E se poi ci mettiamo la componente anche emozionale, perché sei nervosa perché la tua pancia continua a crescere, sei nervosa perché non vedi i risultati, in più continui a mangiare questi tipi di alimenti, ecco che fai veramente un mix esplosivo che la pancia poverina fa fatica a ripristinarsi, fa fatica a tornare indietro. Quindi molta attenzione a questi sei alimenti, che poi sono alimenti ma sono anche comportamenti, sicuramente nutrizionale, sicuramente comportamenti a tavola, dal quale fare molta attenzione. Quando tu fai attenzione a queste accortezze che ti ho dato, non ti senti e non fai una dieta, ma costruisci un vero stile di vita. Ed è su questo che noi lavoriamo su un vero stile di vita, aiutandoti passo a passo a come scegliere le tue pietanze, come fare la spesa, come utilizzare le tue pietanze anche quando sei in vacanza, perché una delle cose che facciamo con le donne che stanno seguendo un percorso nutrizionale con me oppure con le nutrizioniste del nostro team, cos'è che fanno? Loro ci mandano il menù, la foto del menù e della loro vacanza, ed ecco che noi li segnaliamo cosa è meglio scegliere. Di conseguenza non si trovano all'ultimo momento a dover fare pasti che non vanno bene, non si trovano a dover dire a tutti oddio sono a dieta, non posso, perché con la foto del menù dove si trovano li segnaliamo subito immediatamente quello che possono utilizzare. E quindi così cominci ad essere più libera, cominci a comprendere che seguire una nutrizione non vuol dire restare chiusi in casa, non vuol dire avere mille privazioni, ma vuol dire diventare consapevoli di quello che il corpo effettivamente ha bisogno. E se il mio corpo in questo momento sta anche cambiando per fattori ormonali, come può essere la menopausa, la premenopausa, ecco che quando cambia io lo avvicino, lo accompagno, non remo contro, lo aiuto, perché è questo il corpo che ho, è questa proprio la mia casa, ed è con questo corpo che io posso giocare con i miei nipotini, che posso seguire i miei figli, che posso essere una moglie, che posso essere una donna di carriera, che posso andare al lavoro, e questo è il mio corpo e mi serve per far tutto in questa vita, e di conseguenza non posso trattarlo male, non posso remarci contro, ci devo andare di pari passo, accettando il cambiamento, ma accettando anche che sono io stessa a sbagliare gli alimenti, che sono io stessa a sbagliare quello che porto all'interno del mio corpo, la benzina che gli sto dando, magari capire e rendermi conto che in questo momento è sbagliata, capire che lo sto trattando male. E quindi lì comincio a cambiare rotta, comincio a scoprire anche una nuova me più consapevole. Non serve essere nutrizionista, aver studiato scienza dell'alimentazione, aver fatto corsi di nutrizione. Serve avere le proprie conoscenze sul proprio corpo. Ed è questo quello che noi facciamo nei nostri percorsi nutrizionali, accompagnare proprio la donna a rendersi più consapevole del proprio corpo, e questo lo facciamo tramite l'educazione alimentare, sia in studio sia online, e funziona molto bene perché si riesce veramente a fare un'educazione alimentare, a interagire, ad essere in contatto, come ti ho detto, anche quando si spostano, che vanno al mare, che vanno in vacanza, ad avere effettivamente una tabella di cosa poter scegliere, proprio per andare a evitare tutte queste situazioni spiacevoli di gonfiore. Ma se tu ora, oggi, hai
una settimana prima di partire per il mare e ti sei presa in ritardo perché hai fatto mille attività, mille cose e non hai ancora iniziato un percorso nutrizionale, quello che già puoi fare per diminuire la tua pancia è provare a mettere in pratica questi 6 semplici consigli. Provaci a metterli in pratica e vedrai che otterrai dei risultati incredibili. Dopo, chiaramente, se è tornata dalle ferie, ti serve aggiustare ancora un qualcosa di più o comprendere come andare avanti con la tua alimentazione per il periodo autunnale, per il periodo invernale, noi siamo qui. Sappi che ci puoi contattare, entrare direttamente in contatto con un consulente del nostro team, raccontare la tua situazione, ti darà tutte le informazioni necessarie affinché tu comprenda qual è il percorso nutrizionale più adatto a te. Io ti aspetto nei prossimi video, sono Silvia Santinato.